Questa iniziativa si colloca all'interno di una serie di eventi che noi abbiamo pensato come Zenzero, ma in realtà come reti di associazioni genovesi per celebrare in un qualche modo il G8. Il tema della transizione ecologica che questa sera Francuccio affronterà per noi non è sostanzialmente un tema nuovissimo, ma è un tema che viene declinato con altre modalità. Questo avviene a 25 anni dalla pubblicazione della Guida al consumo critico che era uscita a firma di Francuccio e esce anche a seguito della pubblicazione di un testo promosso da Altre Economie, Transizione ecologica, clima, ambiente, disuguaglianze sociali, all'interno del quale troviamo anche un pezzo di Francuccio Gesualdi. Per cui ci sembrava interessante e importante andare a focalizzare l'attenzione su questo tema della transizione ecologica, sulla rilettura della transizione ecologica e di farlo proprio nel contesto di queste celebrazioni. So che Francuccio ha pensato ad un percorso che in un qualche modo è un percorso teorico, intanto introduttivo sulla tematica e che è anche piuttosto denso perché ha preparato una serie di slide. Per cui io mi ero preparata delle domande, ma preferisco che intanto Francuccio illustri la tematica e in un secondo momento, eventualmente anche su vostra sollecitazione e proprio per questo motivo vi invito eventualmente ad utilizzare la chat, andremo poi a sottoporgli domande, curiosità, eccetera, rispetto al tema che lui andrà a presentare. Un tema che in un qualche modo rientra anche in quello che è il piano nazionale che si sta in un qualche modo definendo alla luce dei fondi che arriveranno con la comunità europea e che c'entra, seppur in maniera tangente, con la tematica della transizione ecologica. Per cui vedremo se poi riusciremo anche ad intercettare questo aspetto nella trattazione di questa sera, perché diventa una serata veramente molto, molto densa, visto tutto quello che insomma, volevamo mettere sul fuoco. Per cui direi, Francuccio, se vuoi intanto iniziare a presentare le tue slide. D'accordo, condivido lo schermo, allora condividi. Ecco qua. Vediamo. Sì, le vediamo Ok, benissimo. mettiamola dall'inizio, benissimo. Perfetto. Perfetto, Francuccio, Bene, grazie sì, mille. bene. Diciamo che la questione ambientale è una questione che sta diventando sempre più evidente, oramai anche i governi sono costretti a prenderne atto. Anche se va detto che lo fanno alla loro maniera. E un altro aspetto su cui vorrei insistere è che i gruppi più avanzati della società pongono la questione ambientale oramai da 50 anni circa. Vorrei ricordare che il primo testo, I limiti dello sviluppo del 1972, del Club di Roma, già si stavano così anticipando degli scenari che poi per la verità si sono realizzati e si continuano ancora oggi a prevedere degli scenari che rischiano di essere veramente catastrofici. Cioè, forse la Greta Thunberg ha preso consapevolezza di quanto il problema sia serio e anche i giovani stanno cominciando ad avere delle forti preoccupazioni, ma direi che non ancora sufficientemente nei governanti né le forze economiche e direi neanche le forze politiche, neanche le forze sindacali hanno una chiara consapevolezza di quanto il problema sia serio. Allora ecco, vorrei fare così questo viaggio con voi per tentare di capire intanto come va inteso questo concetto della transizione ecologica, perché ci sono vari modi di intenderla e poi ecco, se la intendiamo in un certo modo, come a mio avviso va intesa, quali sono le sfide che abbiamo di fronte a noi? Che non sono sicuramente sfide semplici. Allora, per venire così al tema, il sistema comincia ad ammettere che esiste un problema ambientale, ma lo confina soltanto alla questione climatica. Il problema per loro è soltanto quello di contenere la CO2 perché stanno capendo che l'accumulo di CO2 sta provocando cambiamenti climatici con tutta una serie di reazioni a catena. Quindi per loro il problema è solo questo e si continua a dire che la soluzione è solo tecnologica, per cui fino a ieri abbiamo utilizzato energie fossili
la soluzione è cominciare ad utilizzare invece energie alternative per la produzione di energia elettrica, cambiare la nostra mobilità superando il motore a scoppio e tutta una serie di altre innovazioni che stanno prevalentemente nel settore energetico, anche se altre forze cominciano a dire che bisogna andare anche oltre, quindi si comincia a parlare di economia circolare, perché questo anche questo aspetto ha un impatto rispetto alla quantità di CO2 che si produce. Ma appunto al di là di questo, ciò che a mio avviso bisogna mettere sotto la lente è che la crisi non è limitata all'accumulo di CO2, la crisi ambientale è una crisi a tutto tondo, che se vogliamo si può schematizzare sotto questi due aspetti. La crisi si presenta da una parte come risorse che si fanno sempre più scarse e dall'altra abbiamo un accumulo di rifiuti. Per quanto riguarda le risorse, qui ne ho citate soltanto alcune e non mi voglio intrattenere più di tanto perché sono certo che voi avete la consapevolezza come le ho io, ma l'acqua sicuramente è una risorsa che se ne sta andando e sarà probabilmente la risorsa che metterà in ginocchio i sogni di gloria di questo sistema. Come vedremo meglio quando affronteremo il tema dell'impronta ecologica, il suolo fertile è un'altra risorsa estremamente critica e questo naturalmente poi interferisce anche con la questione del cibo. La biodiversità, si è parlato di sesta estinzione di massa e insieme a questo poi tutta una serie di altre risorse come appunto il pesce, le foreste, ma anche i minerali sono delle risorse che stanno scarseggiando. Proprio in questi giorni è uscito un rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia che da una parte dice che il futuro per superare i problemi climatici che abbiamo è quello di orientarci sempre di più verso le tecnologie che poi usano le energie rinnovabili, ma dall'altra pone l'accento sul fatto che per riuscire a realizzare questo tipo di nuovi strumenti e quindi pannelli solari piuttosto che auto elettriche ci vogliono tutta una serie di minerali come il litio, il cobalto, il nickel che non sono per niente abbondanti, anzi sono estremamente rari e quindi ecco metteva in evidenza questo doppio aspetto: da una parte il rischio che i nostri sogni di transizione energetica possano essere limitati dal fatto che i minerali che servono non sono poi così abbondanti. E dall'altro abbiamo il tema appunto dell'accumulo di rifiuti. Si sa che ogni forma di produzione e poi di consumo alla fine produce rifiuti. Quello che oggi ci sta creando più grattacapi è l'anidride carbonica, ma non dobbiamo sottovalutare il ruolo delle plastiche, lo sappiamo bene, oramai nel Pacifico si trovano isole grandi come la Francia, fatte soltanto di plastiche. L'aumento dei rifiuti urbani che non si sa più dove metterli, le discariche, gli inceneritori, con tutto quello che poi ne consegue sul piano della salute umana e della salute dei terreni e dell'integrità delle acque. Quindi ecco, noi dobbiamo prendere consapevolezza che quando parliamo di crisi ambientale non è solo una questione di accumulo di CO2 e di cambiamento climatico, ma la crisi è molto molto più profonda. E oggi siamo appunto in questa situazione che i limiti del pianeta, che appunto si evidenziano come scarsità di risorse e accumulo di rifiuti, ci costringono a dover scegliere. Noi dobbiamo scegliere quale tipo di sostenibilità vogliamo raggiungere. Oramai il concetto di sostenibilità è molto di moda, ne parlano tutti, ne parla anche il sistema alla grande, ma il problema è quale sostenibilità. E qui abbiamo due grandi scelte da fare. La prima, la sostenibilità nell'equità, o l'altra, la sostenibilità dell'apartheid. La sostenibilità dell'equità che cosa vuol dire? Vuol dire cominciare a prendere consapevolezza che noi, parte tradizionalmente ricca del pianeta, e qui ci colleghiamo a tutte le tematiche del G8, per le quali ne abbiamo buscato nel 2001, quindi la consapevolezza che la popolazione del mondo non è costituita soltanto dal 1,5 miliardi di privilegiati che vivono nella parte nord del mondo, ma che è fatta da 7,5 miliardi, che comprende quindi anche
un sacco di impoveriti e che se vogliamo, se vogliamo e che dobbiamo raggiungere la sostenibilità permettendo anche a loro di risolvere i loro problemi. Questa è una scelta, dall'altra invece il continuare a dire che noi non ce ne importa niente dell'avvenire degli altri, basta che sia garantita appunto un certo livello di benessere con tecnologie pulite, ma soltanto a noi. Questa è la grande scelta che noi dobbiamo fare e a seconda della scelta che faremo, poi si condiziona il tipo di sviluppo e il tipo di economia che perseguiremo. Fino ad oggi il sistema continua a parlare di sostenibilità, ma pensando ad una sostenibilità dell'apartheid, e quindi si permette di poter parlare di sostenibilità senza mai mettere in discussione i fondamenti del sistema. Fino ad oggi lo sappiamo molto bene, ha prevalso l'apartheid, ci sono molti indicatori che lo dicono, abbiamo intanto la distribuzione della ricchezza, ma non è il tema di stasera. Qui sappiamo la ricchezza è distribuita in maniera sempre più iniqua, non soltanto a livello planetario, ma anche all'interno delle singole società, con grandi scandali anche all'interno delle società ricche. E poi abbiamo come grande indicatore dell'apartheid che ha prevalso la distribuzione dell'impronta ecologica, che vedremo un pochino meglio, più avanti. Se vogliamo così vedere un'altra fotografia delle grandi disparità che stiamo vivendo, questa è una cartina che rappresenta il mondo in base, ai consumi, e vedete che appunto ci sono qui gli Stati Uniti, l'America del Nord, insieme all'Europa, insieme all'Estremo Oriente, rappresentato da Giappone e Corea del Sud, che hanno dei consumi spropositati e che quindi fanno sì che la loro presenza sia molto più ampia rispetto alla quantità di territorio che occupano, e vedete che invece i due grandi continenti, che sono sempre più smilsi sono l'America Latina e soprattutto l'Africa. L'Africa è sicuramente il continente che ne ha buscato di più e che continua a buscarne di più in termini di equità. Ciò che non dobbiamo mai dimenticare è appunto, lo scandalo della povertà. Noi abbiamo ancora al mondo qualcosa come, non si sa bene quanti poveri, perché qui la povertà si può misurare con parametri molto diversi fra loro. La Banca Mondiale usa come parametro l'1,9 dollari al giorno e dice che oramai sono meno di 1 miliardo, però tutti sanno che questa è una cifra assurda, perché con 1,9 dollari e 90 centesimi al giorno si fa una vita che è una vita subumana, per cui tutti dicono che bisogna usare dei parametri molto più alti, almeno 3 dollari, forse addirittura 5, e se andiamo su parametri più alti ci rendiamo conto che la quantità di persone che ancora non ha conosciuto il gusto della dignità umana è sicuramente attorno al 40%. Allora ecco, questa storia che la crisi planetaria è così profonda, ci mette in discussione un sogno che noi abbiamo sempre avuto, e quando dico noi intendo riferirmi soprattutto a noi, parte migliore dell'umanità, quelli che erano presenti nelle strade di Genova nel 2001. Noi abbiamo sempre lottato contro le disuguaglianze, abbiamo sempre voluto un mondo equo, abbiamo sempre detto che dobbiamo togliere fuori da questa condizione disumana, no, i 2-3 miliardi di poveri assoluti. Ma abbiamo un problema, e il problema è che l'equità a cui noi aspiriamo è un'equità che è attestata sul nostro tenore di vita. Noi sogniamo un mondo dove tutti abbiano una lavatrice, un frigorifero, e perché no, anche una piccola utilitaria che le attende fuori di casa. Ebbene, questo sogno è impossibile, perché è stato calcolato che ci vorrebbero 5 pianeti Terra per riuscire a permettere a tutti gli abitanti del pianeta di attestarsi su ciò che noi riteniamo un tenore di vita dignitoso secondo i nostri standard. E che è impossibile, ce lo dice l'impronta ecologica. L'impronta ecologica è quell'indicatore che misura la quantità di terra fertile di cui abbiamo bisogno per sostenere i nostri consumi. E la prima domanda è: quale nesso c'è fra terra fertile? Precisando che quando parliamo di terra fertile parliamo della terra biologicamente attiva, no?
quella terra per cui si è buttato un semino e l'hanno annaffiato e dopo una settimana è spuntata una pianticella. Le connessioni fra terra fertile e i nostri consumi sono molto più ampie di quelli che pensiamo. La connessione è diretta se pensiamo al cibo, per avere del cibo ci vuole della terra fertile, ma la connessione viene anche se pensiamo al vestiario. Se portiamo addosso una canottiera di cotone, il cotone è una pianta, la pianta ha bisogno di terra fertile, ma la connessione passa anche attraverso la casa. Nella casa ci sono mobili, mobili in legno, no, tanto per dirne una, e quindi abbiamo bisogno di nuovo di alberi, alberi, terra fertile. Ma abbiamo bisogno di terra fertile anche quando andiamo in automobile, e questo magari un pochino ci sfugge. Allora, perché c'è connessione fra il nostro andare in automobile e bisogno di terra fertile? Perché dal tubo di scappamento della nostra automobile esce fuori un'anidride carbonica, che per noi è un veleno, ma il pianeta Terra è così bravo da aver allestito tutti i meccanismi che servono per liberarci da ciò che per noi è un veleno. E il meccanismo si chiama fotosintesi clorofilliana. Noi sappiamo che il sistema vegetale, grazie ai raggi del sole, soprattutto grazie alla clorofilla, riesce a assorbire l'anidride carbonica, produce zuccheri per sé, per la pianta, ed emette come prodotti di rifiuti acqua e ossigeno. Allora, il problema è che quindi noi ogni volta che andiamo in automobile, se non vogliamo annegare nei costi dei gas che vengono emessi, nell'anidride carbonica che viene prodotto, noi abbiamo bisogno di terra fertile. E il problema è che noi produciamo più anidride carbonica di quella che il sistema vegetale è in grado di assorbire. Questa anidride carbonica in eccesso da decenni si accumula in atmosfera. E oggi abbiamo il problema che ci sta generando così l'accumulo di anidride carbonica che provoca effetto serra, aumento della temperatura terrestre e scompaginamento del clima. Il nostro problema viene da lì. Quindi ecco, noi ci rendiamo conto così che abbiamo bisogno di terra fertile anche per andare in automobile, soprattutto attraverso questo fenomeno che sono i cambiamenti climatici. Allora ecco, torno un attimo indietro. Voi vedete che in questa slide c'è un numero, 1,7. Che cosa rappresenta questo numero? Questo numero rappresenta la quantità di terra fertile che noi potremmo utilizzare per i nostri consumi se volessimo rimanere in equilibrio col pianeta e nel contempo permettere a tutti di poter soddisfare in maniera adeguata i propri bisogni. E questo numerino non è frutto dell'immaginazione, ma è frutto di un calcolo ben preciso. La terra fertile di cui dispone il pianeta Terra si aggira attorno a 12 miliardi di ettari. Se noi prendiamo i 12 miliardi di ettari e lo dividiamo per i 7 miliardi che grosso modo popolano il pianeta, viene fuori questo numero. Allora ecco, questa è la quantità di terra fertile che noi dovremmo utilizzare per rimanere in equilibrio col pianeta e con l'equità. La realtà qual è? La realtà è ben diversa, ovviamente, per cui ecco, noi italiani abbiamo un'impronta ecologica di 4,6 ettari, siamo praticamente oltre il doppio di quella, quasi 3 volte oltre quella che ci sarebbe consentita. Voi vedete che accanto ad ogni numero ci sono anche dei tondi. Questi tondi rappresentano la quantità di pianeti di cui avremmo bisogno se estendessimo a tutti gli abitanti del pianeta il livello di consumi che richiede quella quantità di terra fertile. Quindi vedete che se applicassimo a tutti gli abitanti del mondo il livello di consumi degli italiani ci vorrebbero quasi 3 pianeti, quello degli statunitensi quasi 5, quello degli australiani 5, addirittura i lussemburghesi sono in cima alla classifica con 15 ettari pro capite, ci vorrebbero 9 pianeti Terra. Questo è un altro dato che ci dice poi in realtà come i ricchi inquinano e i poveri pagano. Qui da una parte abbiamo così la divisione della popolazione mondiale in base ai livelli di reddito e sulla destra abbiamo la quantità di CO2 che ogni gruppo produce. Allora voi vedete che il gruppo dei più poveri, quelli che stanno attorno a sotto la soglia di povertà, producono soltanto il 3% di tutta l'anidride carbonica. Poi andiamo più su, quelli
che hanno un reddito sotto i 3 dollari ne producono il 10, e poi via via andando su arriviamo a quelli che guadagnano, che hanno più di 23, che vivono con più di 23 dollari al giorno, e beh, loro sono responsabili di 43% delle emissioni di anidride carbonica e noi stiamo dentro a questa fascia di cima, d'accordo? Pur con tutte le differenze. Noi siamo appena usciti con un rapporto che si chiama Problemi ambientali, soluzioni sociali, dove mettiamo in evidenza come le persone che sono più ricche poi sono maggiormente responsabili delle emissioni di anidride carbonica e come all'interno delle nostre nazioni ricche ci sono profonde differenze. Allora, ecco, la situazione è proprio questa, che la sostenibilità e l'equità non si conciliano più con la crescita. E questo sistema, questo mito non lo vuole assolutamente abbandonare. La parola crescita continua ad essere sulla bocca di tutti. Lo dicono i governi, lo dicono i sindacati, lo dice la Confindustria. Dobbiamo assolutamente crescere. L'esercizio che dobbiamo fare è continuare a crescere con tecnologie rinnovate che ci permettano di evitare il problema dell'anidride carbonica dicendo che l'unico problema è quello. Beh, noi abbiamo visto che invece il problema è molto più vasto e se vogliamo garantire anche l'equità non è più possibile perseguire il tema della crescita e questo è il grande tema, il grande problema che dobbiamo affrontare per il nostro futuro. Quale tipo di sistema economico che comincia a considerare il senso del limite? O che continua in tutti i modi a voler crescere sempre di più in termini di produzione e in termini di consumi? Questa è la domanda che noi dobbiamo porci. Allora ecco, io sono assolutamente convinto che a questo mondo, se vogliamo garantire l'equità e la sostenibilità, dobbiamo accettare che chi fino ad oggi ha vissuto nel privilegio cominci a rinunciare a qualcosa. Per permettere a chi ancora non ha conosciuto il gusto della dignità umana di poterlo finalmente conoscere, senza dimenticare che noi abbiamo un altro problema, e ce lo ricorda di continuo la Greta Thunberg. Quale pianeta lasceremo ai nostri figli? E noi rischiamo veramente, in maniera molto forte, di lasciare ai nostri figli un pianeta che non è più in grado di soddisfare i nostri bisogni perché lo abbiamo spolpato completamente. Quindi ecco, se noi pensiamo alle generazioni che verranno, indipendentemente dalle ingiustizie che ci sono oggi, dobbiamo cominciare a metterci nell'ordine di idee, di cominciare ad accettare che noi viviamo in un pianeta dalle dimensioni finite, quindi abbandonare questo mito della crescita e cominciare a chiederci come impostare un'economia che fa i conti col senso del limite. Di questo il sistema non vuole. Francuccio, ti abbiamo perso un attimo. Francuccio, non ti sentiamo più. Abbiamo un problema con Francuccio, evidentemente. Provate a sentirlo. Antonio, riesci a sentire un attimo perché adesso addirittura è uscito proprio dalla connessione. Probabilmente prova a Prova a scollegarsi e a rientrare, ricollegarsi. probabilmente. Nell'attesa ricordo, come ha già fatto qualcuno, di inserire in chat le eventuali domande, dubbi, curiosità da risolvere.
Immagino che Antonio lo stia chiamando, no? No. Spero di sì, Maria Teresa. Si è alzato. Io non ce l'ho il numero. No, io purtroppo neanch'io, perché l'ho sentito via mail. Mi auguro che lo stia chiamando. Sento Antonio. Anna, hai qualche aggiornamento per caso? Scrivilo in chat, per favore. Dai, aggiornamento. Sta cercando di mettersi in contatto con Francuccio. E finora non c'è riuscito. Allora, stavo pensando intanto magari di... Allora, di condividervi a livello informativo. Pronto? Sì, Francuccio. Eccoci, non so perché, ma la tecnologia è così, me l'hanno dato via tutto. Bentornato, bentornato. Bentornato, va bene. Un boicottaggio tecnologico. Quando ah, no, non ho proprio idea, non ho proprio idea, che devo dire. Tra l'altro, Francuccio, prima di farti riprendere, c'è una domanda in chat che secondo me ha senso porti adesso per andare a chiarire una sì, cosa. Dimmi tutto. La Cina e l'India sono in assoluto tra i paesi più inquinanti. I numeri da lei presentati tengono conto della popolazione e quindi sono pro capite? Dunque, io in realtà non ho presentato molti numeri rispetto all'anidride carbonica, ho presentato dei numeri in rapporto ai livelli di reddito, e che quindi sono slegati, se vogliamo così, dalle nazioni. Perché sappiamo che i poveri assoluti si trovano prevalentemente in Africa, tanto per dire, e una certa quantità anche in Asia. E poi ecco, via via che saliamo nella scala dei redditi, ci concentriamo sempre di più nelle nazioni ricche. Cioè è dimostrato che se noi guardiamo alle quantità totali, la Cina oramai in termini di CO2, oramai sta andando verso il primo posto, quantunque il primo posto continua ancora a conservarlo gli Stati Uniti e il nord del mondo. Se andiamo a livello di produzione pro capite, beh, la Cina si colloca ancora all'ottavo, al nono, al decimo posto. Quindi ecco, e poi c'è da fare altre considerazioni ancora, e cioè la quantità di CO2 che viene prodotta in paesi cosiddetti emergenti, quindi la Cina, l'India, a vantaggio di chi è? Noi abbiamo eletto questi paesi come le fabbriche del mondo, per cui abbiamo deciso di concentrarci sui servizi, sulla parte di produzione meno inquinante, e nonostante questo abbiamo ancora dei livelli pro capite molto alte, e stiamo appunto delegando a questi paesi, che tra l'altro da un punto di vista energetico sono anche molto arretrati, per cui vanno ancora a concentrare a carbone, no, stanno cercando faticosamente di orientarsi verso altre forme energetiche per produrre tutto ciò che serve al resto del mondo, perché così ha deciso il sistema nell'epoca della globalizzazione. Per cui dovremmo uscire anche fuori così da certe ipocrisie e cominciare a puntare il dito verso la Cina, dimenticando che appunto noi abbiamo eletto la Cina a produttore mondiale di tutta una serie di beni di consumo che noi tutti consumiamo. Insomma, quindi credo che
oggi meno che mai abbia senso di fare discussioni fra paesi. Qui l'umanità intera deve decidere che cosa vuole fare. E se decidiamo che dobbiamo superare questo problema dell'anidride carbonica nell'equità, noi dovremo accettare che una buona parte della produzione mondiale sia utilizzata per la riconversione energetica di tutto il pianeta. Non possiamo più andare a compartimenti stagni, perché se continuiamo a fare così, rischiamo di perdere assolutamente la partita. Non so se la risposta è esauriente. Direi di sì, eventualmente invito Enzo a, come dire, a riprendere la questione in chat se non fosse chiarissimo. Ok, Vedo va che bene. stai riavviando la condivisione. Sì, Continua ad andare scusa. avanti. Sì, Sì, adesso grazie. però vediamo Ok. il tuo, non vediamo le Allora, slide. sì, un momento solo che facciamo tutto. Oh, signore. Eccole qua. Allora, sì. Vediamo. Ecco qua, sì, sono convinto che noi dobbiamo accettare quest'idea che per riportare equità e sostenibilità, chi ha sfondato il limite della sostenibilità, questo 1,7, deve accettare di fare un passo indietro. Non c'è niente da fare. Questo magari non vuol dire che noi non continuiamo ad avere i livelli produttivi che abbiamo oggi, ma smettiamo di averli per noi e cominciamo ad averli per cercare di pareggiare il conto con chi è stato lasciato indietro. Questo è un altro grande tema. Ma in prospettiva, se vogliamo raggiungere la sostenibilità nell'equità, dobbiamo assolutamente cominciare ad orientarci verso una prospettiva di vita dove si superi il concetto di crescita e dove accettiamo di vivere a dei livelli di vita molto più bassi rispetto a quelli di ora. Noi abbiamo questa sfida, dobbiamo portare la nostra impronta da 4,6 a 1,7. Questo è quello che dobbiamo fare. E poi cerchiamo di ragionarci, dobbiamo cominciare a vedere da che cosa è composta la nostra impronta. La nostra impronta per il 55% è assorbita dalla neutralizzazione dell'anidride carbonica, quindi lì dovremo lavorare molto. Dovremo lavorare sulla questione del cibo, oltre che su quella dei trasporti, dovremo lavorare sulla questione di quanta energia assorbono le nostre case e poi dovremo anche lavorare così sul sistema produttivo nel suo insieme. Allora, da questo punto di vista, se prendiamo consapevolezza che noi dobbiamo essere capaci di orientarci verso un'economia del limite, sicuramente ecco, i concetti che ci ha trasmesso Papa Francesco ci vengono in aiuto. Papa Francesco dice che dobbiamo dare alla crisi ambientale la risposta dell'ecologia integrale, che significa tenere contemporaneamente presenti tutti gli aspetti della questione, non soltanto la questione ambientale, ma anche quella sociale, quella economica ed anche quella esistenziale, direi, se avessimo tempo, potremmo così analizzare come questo sistema ci arreca danno non soltanto da un punto di vista ambientale, ma proprio rispetto alla nostra qualità della vita. Quindi avremmo interesse a cambiare impostazione anche solo pensando al come viviamo noi in termini egoistici. E allora questo concetto dell'ecologia integrale mi porta a dire che noi dobbiamo orientarci verso un'economia del rispetto, un'economia del rispetto a 360 gradi. E quando parliamo di rispetto si pone la domanda: rispetto verso chi? E qui faccio un po' un breve elenco: la natura, tutti gli esseri umani, i beni comuni, la comunità, le generazioni che verranno. E poi c'è un problema del come si persegue questo rispetto. E allora qui ci rendiamo conto che dobbiamo sovvertire tutta una serie di paradigmi. Dobbiamo andare dalla tecnologia aggressiva verso il concetto di precauzione, dal globale verso il locale, dall'economia lineare verso l'economia del riciclo, l'economia circolare, dalle disuguaglianze verso l'equità, eccetera, eccetera, che sono in fin dei conti tutti i nostri valori, d'accordo? E io l'ho messo in fondo, ma credo che sempre di più poi diventerà un problema del domani, dobbiamo orientarci assolutamente verso la sobrietà, cominciando a ragionare di cosa sia questa beata sobrietà.
se volessimo dire, noi dobbiamo cambiare paradigma, non più puntare a diventare sempre più ricchi, ma cercare di vivere bene. Quindi introdurre questo nuovo concetto, darci questo nuovo obiettivo, il nostro obiettivo che ancora non è stato perseguito, forse mai nell'umanità, salvo alcune popolazioni, è quello di vivere bene, il ben vivere, che è un concetto che gli indios hanno sviluppati. Gli indios concepiscono il ben vivere come una situazione di armonia a tre dimensioni: armonia verso noi stessi, armonia verso gli altri e armonia verso la natura. Quindi ecco, questo deve essere il punto di equilibrio che dobbiamo cercare di raggiungere, e quello deve essere l'obiettivo che dobbiamo cercare di raggiungere. Allora ecco, se lo volessimo un pochino rapportare a quello che è la nostra logica, la nostra impostazione culturale, direi che il ben vivere consiste nel tentativo di garantire a tutti di vivere dignitosamente a tre condizioni. La prima condizione è consumare meno risorse possibili, la seconda condizione è produrre meno rifiuti possibili e la terza condizione è lavorare il meno possibile. Io credo che lavorare poco sia un elemento di progresso, non un elemento al contrario, come il sistema crede oggi, il progresso si misura nella quantità di lavoro che si riesce a generare. Io questa non l'ho mai capita e credo che questo poi alla fine sia il nodo che noi dobbiamo veramente affrontare. Allora, se uno c'ha in mente che questo è un pochino la strada che dobbiamo perseguire, si tratta di capire come effettuiamo la transizione? Come passiamo da un'economia che è tutta orientata verso la crescita e il suo indicatore di base è il PIL, per andare verso un'economia che finalmente pone la persona al centro della sua attenzione, si pone come obiettivo quello di garantire a tutti di vivere dignitosamente, sapendo che dobbiamo rispettare dei limiti, delle condizioni. Condizioni che il sistema non ha mai tenuto in considerazione. Fino ad ora il sistema ha fatto il cowboy, per cui la sua idea era che ci fossero risorse infinite, spazi ambientali infiniti. Ecco, noi dobbiamo passare da un'economia del cowboy a un'economia dell'astronauta. L'astronauta sa che la sua cabina è molto ristretta e che quindi deve fare tutte le cosine per benino per non rompere gli equilibri. Questo è quello che dobbiamo raggiungere. Allora, se vogliamo fare questo tipo di transizione, è ovvio che qui c'è del lavoro per tutti. C'è del lavoro per le imprese, c'è del lavoro per i singoli, c'è del lavoro per le istituzioni. Allora, rapidamente, da un punto di vista della produzione, cosa dobbiamo fare? Quali sono i passaggi? Dobbiamo andare verso un'economia circolare, su questo non ci piove, dobbiamo abbandonare quest'idea della produzione lineare, per cui si immettono le risorse nel circuito produttivo e quando siamo arrivati in fondo a quel ciclo si butta via tutte le risorse che abbiamo utilizzato. No, al contrario, dobbiamo cercare di recuperarle per rimetterle a disposizione di un nuovo ciclo produttivo. E quindi, detto applicata all'acqua, l'acqua nella cartiera, e si sa che le cartiere utilizzano una grande quantità, la si usa per fare così l'ammollo. Quando lo si è usato per fare questa fase, non si butta semplicemente nei fiumi, magari depurandolo un po', ma si cerca di recuperarla subito per un nuovo ciclo produttivo. Ecco, quindi dobbiamo passare da questa logica della produzione lineare alla produzione circolare e il sistema sta entrando un pochino in quest'ordine di idee, perché si sta rendendo conto che poi alla fine c'è anche un risparmio, perché il sistema c'ha ancora questo maledetto difetto che parla solo in termini monetari. Allora riuscirà finalmente a tenere in considerazione la questione ambientale solo se quando si renderà conto che se non la rispetta avrà un costo monetario molto alto, oppure che rispettandola c'è addirittura un risparmio. Dobbiamo andare verso più locale e meno globale, questa è una grande sfida per il sistema perché qui non ci sente assolutamente da questo orecchio. Devi andare verso i prodotti durevoli e questo è un altro orecchio dal quale non ci sente, perché il sistema è organizzato per cercare di far durare le cose poco, per renderli non riparabili affinché si continui a comprare gli oggetti nuovi quando si sono consumati e bisogna farli cercare di durare il più possibile. E bisogna andare sempre di più verso prodotti condivisi.
Noi dobbiamo cominciare a capire che se vogliamo garantire la mobilità a tutti, non è attraverso l'auto privato che la garantiremo, ma attraverso il mezzo pubblico, perché il mezzo pubblico consente di viaggiare a tutti, di poter viaggiare, riducendo la quantità di risorse e la quantità di rifiuti che emettiamo. Quindi ecco, da un punto di vista produttivo, questi sono i passaggi. Il sistema sta cominciando ad accettare il primo. E ancora sta a dire qualche cosa, ma forse più da un punto di vista così demagogico che reale rispetto al locale. Ora siamo in tempo di sovranismo, siamo tutti patriottici, per cui le aziende fanno a gara a dire prodotto italiano, quindi questa è la logica, ma non hanno ancora davvero sposato questa idea che bisogna far viaggiare poco le merci. Non ci sente assolutamente da questo punto di vista dei prodotti durevoli e ancora meno ci sente dal punto di vista del rendere i servizi più collettivi. C'è da fare per i singoli individui perché noi dobbiamo rivedere il come consumiamo, cominciando a dire che questo cambiamento anche qui è a 360 gradi, dobbiamo cercare di utilizzare meno energia elettrica, meno acqua, meno riscaldamento, dobbiamo cambiare l'alimentazione perché ci sono alcuni cibi che hanno un impatto molto più alto rispetto ad altro. Non sto a fare il discorso della carne, non sto a fare appunto i ragionamenti invece sulla necessità di andare verso la dieta mediterranea. Dobbiamo abbandonare assolutamente questo nostro orientamento verso i beni privati ed orientarci di più verso i beni collettivi, e qui ancora una volta il simbolo sono i trasporti, ma lo possiamo estendere a molte altre situazioni. Se noi guardiamo le nostre case, abbiamo una quantità infinita di oggetti che usiamo una volta sola all'anno e poi rimane sempre nel sottoscala in attesa che se ne abbia di nuovo bisogno. Potevo parlare del tosaerba, potevo parlare del trapano, ma anche le lavatrici, quante le usiamo? Una volta a settimana? No, forse dovremmo cominciare ad entrare nell'ordine di idee che certi beni durevoli le dobbiamo fare degli acquisti di condominio. No, quindi no, quando parliamo al collettivo non c'è solo la dimensione collettiva istituzionale, ma ci sono anche tanti gradini intermedi che sono appunto quella del gruppo, quella del condominio e avanti. E poi c'è tutto il tema dei rifiuti. Dobbiamo andare assolutamente verso non solo i rifiuti zero, cercare di produrne il meno possibile e per produrne il meno possibile dobbiamo consumare il meno possibile, anche questo è stato dimostrato, ma dobbiamo anche cercare poi di fare la differenziata e fare il riciclo e fare il recupero e fare appunto il passaggio attraverso la riparazione. Quindi c'è da fare a livello individuale, ma noi queste cose le sappiamo, insomma, quindi non è il caso di insistere. E poi c'è il ruolo molteplice dello Stato. Questo è un ambito dove invece noi abbiamo pensato molto meno. Cioè qui, se vogliamo una transizione seria, lo Stato ha veramente molto da fare perché deve essere il regista della situazione. E quindi deve agire attraverso la via legislativa per porre tutta una serie di regole e di limiti alla produzione. Per cui le imprese dovranno sapere che se vanno fuori dall'economia circolare, dalla produzione circolare, beh, riceveranno delle punizioni, riceveranno dei danni, dovremmo cominciare a dire che devono assolutamente orientarsi verso un certo tipo di energia, verso un certo tipo di investimenti, di macchinari. Quindi dovremmo cominciare a dire alle imprese che devono abbandonarla con questa storia dell'obsolescenza programmata, per cui i beni sono fatti per durare un tot numero di anni e poi così non sono più buoni e vanno cambiati. Quindi, prima di tutto, la legge che ponga limiti e regole al settore produttivo, per dire cosa si può e cosa non si può fare. Intervenire attraverso il sistema fiscale con vari obiettivi, da una parte la lotta allo spreco. E qui l'IVA diventa determinante, insomma, no? Se noi cominciassimo ad avere delle IVE differenziate a seconda del grado di utilità dell'oggetto, potremmo andare da un'IVA zero per i beni fondamentali per andare ad IVA che possono essere anche del 100% per tutto ciò che è superfluo e che è estremamente dannoso per l'ambiente.
non parlerei soltanto di motoscafi, ma di SUV, parlerei poi no, anche della stessa auto elettrica, insomma, credo che bisognerà cominciare a dire in quale categoria si colloca, quindi una graduazione dell'IVA per cercare di orientare i consumi dei cittadini e poi appunto cercare di intervenire attraverso la leva fiscale per cercare di ridurre le disuguaglianze e i redditi più alti, perché è dimostrato che al reddito più alto corrisponde poi una quantità di CO2 e di inquinamento molto più alta. Lo Stato dovrà intervenire con misure compensative per sostenere i più poveri a poter sostenere le spese che servono per effettuare tutta una serie di trasformazioni per cercare di essere meno impattanti e poi dovrà mettersi nell'ordine di idea di produrre sempre più servizi per cercare di fare in modo che la gente si muova meno e per cercare soprattutto appunto che se proprio si deve muovere, che si muova attraverso i mezzi pubblici e si dovrà organizzare per la difesa dei beni comuni che sono fortemente compromessi, quindi la difesa dei territori, dei fiumi, eccetera, eccetera. Quindi ecco, lo Stato ha veramente molto da poter fare e la politica si dovrebbe occupare di questi aspetti e invece non se ne occupa nella maniera più assoluta, perché anche la politica è diventato così un fabbrificio di voti e niente più, per cui la politica si è fatta demagogica, la politica ha perso questo ruolo che invece i vecchi partiti di sinistra almeno avevano, che era quello di essere dei partiti guida, che facevano intravedere quali erano le problematiche che andavano affrontate e che in certo qual modo cercavano di preparare anche il campo affinché la gente accettasse tutta una serie di trasformazioni. E per andare avanti, cosa dobbiamo fare è abbastanza chiaro, ma qui c'è un problema di fondo e accenno a questo e poi dopo smettiamo. Qui c'è un grande problema, il problema è che tutto il sistema è organizzato sulla crescita e quando dico tutto il sistema intendo dire anche la soluzione dei problemi sociali ed è proprio questa la trappola che poi alla fine ci rende tutti partigiani della crescita. In Italia c'è qualcuno che comincia a dire di essere per la decrescita. Non è vero, siamo tutti assolutamente per la crescita, compreso noi che eravamo a Genova nel 2001 e lo siamo in nome dei temi sociali, perché questo sistema ha detto che se vogliamo risolvere i problemi sociali, e quando parliamo di problemi sociali parliamo del lavoro, parliamo delle pensioni, parliamo della sanità, parliamo della scuola, il sistema deve crescere, altrimenti non ce n'è. E allora noi dobbiamo affrontare questo nodo, come riusciamo a risolvere i nostri problemi sociali senza avere più bisogno di crescere. E il tema dei temi si chiama lavoro. Noi tutti che abbiamo la sensibilità ambientale, quando arriviamo a dover decidere se cambiamo o non cambiamo l'automobile, siamo di fronte ad un grande dilemma. Che facciamo? Privilegiamo l'ambiente rinunciando all'automobile, sapendo però che un intero settore entra in crisi e in nome della crisi del sistema automobilistico questo governo si sta preparando di nuovo a riprevedere così i bonus per l'acquisto delle nuove auto, oppure compriamo l'auto nuovo per sostenere l'occupazione nel sistema, nel settore automobilistico. Allora ecco, noi lo sappiamo, siamo dentro a questa trappola e la trappola si chiama: per vivere abbiamo bisogno di un lavoro, il lavoro è soltanto salariato, l'azienda ci mantiene al lavoro solo se vende, se noi vogliamo il lavoro dobbiamo consumare. Questa è la nostra trappola, d'accordo? Allora, se vogliamo uscire da questa trappola, dobbiamo trovare altri modi di soddisfare i nostri bisogni senza dipendere dal consumo degli altri, che significa cominciare a superare questo concetto del lavoro salariato, questa idea per cui noi lavoriamo, guadagniamo un salario e ci procuriamo ciò che ci serve comprandolo al supermercato. No, dovremo trovare altri modi. Se non troviamo altri modi, noi saremo sempre e tutti sostenitori della crescita. Allora, esistono altri modi di poter provvedere ai nostri bisogni senza chiedere al vicino di casa: per favore,
compra ciò che la mia azienda produce, se no la mia azienda mi licenzia? Perché questo, di questo si tratta. E beh, probabilmente dei mezzi esistono. E però dobbiamo innanzitutto cominciare a fare un cambio culturale nella nostra testa. Dobbiamo dire che il nostro vero problema non è il lavoro. E io l'ho sempre contestato, io non ho mai capito perché noi dobbiamo porci il problema di creare lavoro come se il lavoro fosse una liberazione per il genere umano. Questo è antistorico, il genere umano ha sempre cercato di lavorare poco. Il lavoro l'ha sempre addirittura configurato con la fatica, per cui ha sempre cercato di lavorare meno. È soltanto dal 1750 in qua che noi diciamo che dobbiamo creare lavoro, ma lo sappiamo perché lo diciamo. Noi lo pronunciamo, lo scriviamo lavoro, ma lo pronunciamo salario. Noi non vogliamo un lavoro, noi vogliamo un salario. E perché vogliamo un salario? Perché questo sistema che ti ha detto che te puoi risolvere tutti i tuoi problemi, vai al supermercato, butti nel carrello della spesa, tutto quello che ti pare. Poi però ci sono le colonne d'Ercole, la cassiera, la quale se hai soldi per pagare fa passare tutto, altrimenti rimanda tutto indietro negli scaffali. Il nostro problema è il salario. E noi, che siamo stati deprivati di tutto, anche se abbiamo l'automobile, anche se abbiamo una casa di proprietà, non abbiamo nessun altro modo per provvedere a noi stessi se non vendendo il nostro tempo. Dobbiamo andare da una ditta e chiedere: hai bisogno delle mie competenze? Hai bisogno del mio tempo? E quindi andiamo a implorare che la ditta affitti il nostro tempo. Noi ci mettiamo costantemente in affitto. Se l'azienda ha bisogno di noi e ci può dire che ha bisogno di noi, nella misura in cui ciò che produciamo non si accumula nei magazzini, ma viene, no, ma viene immesso nel mercato e il mercato lo assorbe, altrimenti prova ad assumerti, dopodiché se si accorge che ciò che produce non lo vendi, ti chiama, ti mette in cassa integrazione e poi ti licenzia. Finito. Ed allora ecco di nuovo il circuito che si chiude. Noi abbiamo bisogno del consumismo, se no questo sistema non si regge e non si regge soprattutto da un punto di vista sociale. Allora dobbiamo cominciare a rompere questo aspetto culturale e dobbiamo dire che dobbiamo smettere di costruire una economia che genera lavoro e dobbiamo costruire un'economia che genera sicurezze. Noi non abbiamo bisogno di lavoro. Noi abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di vestire, abbiamo bisogno di viaggiare. Noi abbiamo bisogno di poter soddisfare questi bisogni. Poi sappiamo che il lavoro è una condizione imprescindibile, ma dobbiamo cercare di ridurre il più possibile. Allora ecco, è importante cominciare a dire che il nostro problema non è il lavoro, ma le sicurezze, perché cominceremo a porci un'altra domanda. Come possiamo organizzare una società che garantisce a tutti le sicurezze, utilizzando meno risorse possibili e producendo meno rifiuti possibili e possibilmente lavorando il meno possibile. È proprio un cambio di paradigma culturale che però alla fine mi permette di trovare soluzioni diverse. Allora ecco, io credo che se noi vogliamo cercare di fare questo passaggio e quindi cercare di rompere questo cordone ombelicale tra crescita e lavoro, dobbiamo cercare di chiederci quali devono essere le nuove politiche del lavoro in un'economia stazionaria, cioè che non si prefigge più l'obiettivo di crescere, ma che una volta che ha raggiunto certi livelli lì si ferma. E beh, sicuramente dobbiamo ridurre l'orario di lavoro. Questo è fondamentale, anche se, ripeto, oggi che tutto viaggia nel nome della competizione, siamo ben lontani da questo obiettivo. Dobbiamo estendere la prosumazione, che è un concetto che noi conosciamo abbastanza bene, ovvero sia dobbiamo cercare di applicare il più possibile il lavoro ai nostri bisogni. Ciò che possiamo garantircelo da solo, dobbiamo cercare di garantircelo da solo, perché questo mi evita di dover ricorrere al mio vicino di casa e chiedergli di comprare. Se io ho bisogno di imbiancarmi la casa me la so imbiancare da solo, non ho bisogno di denaro e allora non ho bisogno di vendere qualcosa sul mercato che poi qualcun altro deve comprare. Io mi soddisfo direttamente il bisogno di imbiancatura. Se ho bisogno dell'insalata, magari chissà, insieme ad altri mi posso fare l'orto collettivo e ottenermi il cesto di insalata. Quindi ecco, noi dobbiamo cercare di andare sempre di più verso quest'altro tipo di costruzione sociale, che è cercare di
mettere le persone in grado di produrre il più possibile ciò che serve per i loro bisogni, perché questo ci consente di saltare il bisogno del denaro e quindi mi permette di saltare il livello del lavoro salariato e quindi in qualche modo io smetto di essere all'interno di questa spirale perversa che è la spirale della crescita. Ovviamente la preoccupazione ha i suoi limiti, per cui non è la soluzione che risolve tutto, ma dobbiamo cercare di estendere questa dimensione. E poi dobbiamo estendere assolutamente l'economia pubblica, cominciando a concepire l'economia pubblica come un rifugio per tutti, non soltanto per i bisogni di base, ma anche da un punto di vista occupazionale. Il pubblico deve diventare il datore di lavoro di ultima istanza. Quando finisci la scuola devi sapere che comunque vada, il pubblico avrà un posto per te. E questa, se vogliamo, è una concezione socialista che tutti hanno rifiutato, però. E qui non c'è niente da fare, dobbiamo reinventarci del nuovo se vogliamo salvarci, no? Ecco, per cui io penso che questo, il tema del lavoro è un tema fondamentale, credo che il sindacato dovrà sicuramente cominciare ad affrontarlo, ma lo dovremo affrontare tutti, insomma, perché poi si intreccia anche con i nostri stili di vita e con il ruolo appunto del pubblico. E per finire, io credo, tanto per avere una visione, credo che il futuro sarà quello di una società della multiattività. Per cui in futuro non ci chiederemo più che lavoro fai, ma quali lavori fai. E ognuno risponderà che una parte del suo tempo è nell'economia non monetaria, per la prosumazione privata, e nello stesso tempo anche per la prosumazione collettiva. Io sogno un pubblico che funzioni con il lavoro diretto di tutti i cittadini. Ai cittadini bisogna smettere di chiedere soldi sotto forma di tasse, ti dobbiamo chiedere di mettere direttamente a disposizione il nostro tempo, perché questo non ha valore. Noi, se vogliamo risolvere il problema, dobbiamo togliere il valore al lavoro, perché finché gli diamo un valore, continuiamo a considerarlo un costo invece che una ricchezza. Quindi penso che il nostro futuro dovrà essere un futuro di contemporanea presenza nell'economia monetaria, in parte al servizio dei bisogni privati, in parte al servizio dei bisogni collettivi, e poi ci può essere anche una parte di tempo che noi passiamo nell'economia monetaria del mercato, che considero molto ridotto, spendendo anche parte della nostra settimana come lavoro salariato ad integrazione delle altre due sfere. Io qui smetterei, insomma, ecco, e tentiamo di capire un po' quali sono le reazioni, domande, se ci sono altri aspetti che invece volete affrontare anche alla luce così del Grazie. PNRR, come si dice. Allora, Francuccio, Io ce grazie. l'avrei una reazione dopo questo meraviglioso excursus, topico Eccolo fatto. ma fondamentale. Posso dire la mia? Senti gli organizzatori. Allora, scusate un attimo perché abbiamo alcune considerazioni in chat e poi lascio eventualmente la parola a chi volesse intervenire. Intanto, Francuccio, grazie mille per questo excursus che veramente ha messo sul piatto tantissime cose. Sicuramente intanto l'aspetto che non ci si salva mai da soli, ma che questo deve diventare evidentemente un obiettivo comune, deve diventare un obiettivo di governance politica e sociale, quindi non è più soltanto l'approccio che il singolo, la comunità dà alle cose, ma la visione più ampia, proprio la discussione di un prisma e la presentazione di un qualcosa che è una cosa che può diventare poi una dacità di fatto solo con un tentativo di applicazione. Ecco, giustamente qualcuno in chat diceva la difficoltà di riuscire a davvero consolidare altre modalità di stare nelle cose, quindi anche la difficoltà di intercettare l'attenzione delle persone. E una domanda specifica di Enzo invece sul PNRR, del nuovo piano, quello, come dire, che porterà all'interno, diciamo, della nostra compagine statale una serie di denari che arriveranno dall'Europa, che dice giustamente molto è orientato sul discorso della digitalizzazione, sullo sviluppo del 5G e del cambiamento delle frequenze, dei metodi di trasmissione, e era un po' il discorso che facevi tu, cioè quanto questo è sostenibile, è un passaggio in avanti o un tornare indietro o un replicare una situazione che già in parte viviamo. Quindi,
Intanto magari voi concentrati su questa cosa, vedendo magari di intrecciare anche un po' il discorso su quello che è appunto questo nuovo piano che verrà attivato poi nel nostro contesto nazionale. Va bene, vuoi che interagiamo oppure aspettiamo un po' una serie di domande? Se mi fate parlare, magari. Allora, io che le chiederei gentilmente di mettere in chat, come hanno fatto tutti quanti, la sua domanda. Così ottimizziamo anche il tempo e partirei Francuccio senz'altro intanto dalla questione posta da Enzo sulla digitalizzazione e lo sviluppo del 5G. Grazie. Scusate, io non ho capito, io le Dunque, domande non so scriverle, vorrei fare un intervento, o lo faccio adesso o aspetto il mio turno che mi date, ovviamente, perché sono facciamo rispettoso. allora intanto lo spazio su questa domanda sul piano nazionale. Grazie. Prego, Francuccio. Dunque, sì, questo piano nazionale che si inserisce su questo progetto che sta perseguendo l'Unione Europea, che dal mio punto di vista nasce da più di un'esigenza. Da una parte l'Unione Europea si è accorto che le politiche di austerità stavano portando a fondo la nave Europa, la stavano mettendo in una condizione di stagnazione, dalla quale non sarebbe uscita, e che è stata poi ulteriormente aggravata fino a diventare una vera e propria recessione dal Covid, per cui ecco, l'Unione Europea ha colto la palla al balzo del Covid per fare un salto di politica di paradigma, passando dall'austerità ad una politica espansiva, perché l'aveva già capito prima, ma prima non aveva il coraggio di dirlo perché doveva smentire se stessa, doveva smentire 15 anni di politica che era andato nella direzione opposta, di cui ad esempio la Grecia è stata una delle vittime sacrificali. Per cui ha colto la palla al balzo del Covid per dire anche che bisogna rilanciare l'economia europea, abbandonare la politica di austerità e poi ovviamente cercare anche di fare tutta una serie di investimenti che ci possano aiutare a risolvere i problemi, soprattutto climatici, perché questa è la dimensione del problema che il sistema economico mondiale sta vivendo. Tutti sanno che per ottenere così una trasformazione anche soltanto da un punto di vista energetico bisogna fare dei grandi investimenti e per certi versi il sistema ha sempre salutato con favore il fatto, le innovazioni tecnologiche, perché gli hanno sempre permesso di rilanciarsi, no? Per cui questa storia della green economy, dobbiamo cambiare tutto il nostro parco tecnologico per superare i problemi ambientali, che bellezza, così ecco, abbiamo un'occasione di rilancio, insomma, no? Per cui ecco, le nuove tecnologie sono quelle non soltanto dell'energia che proviene dalle fonti rinnovabili invece che fossili, ma sono assolutamente tutta l'informatica, e in questo contesto ovviamente ci sta tutta la storia appunto delle reti e delle vie di comunicazione. Allora, il problema, il PNRR ha deciso di investire il 21% dei soldi che ha buttato in questo progetto di rilancio, precisando che il piano si chiama Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza, che sono per certi versi anche due termini antitetici fra loro, perché il rilancio vuol dire che continui un po' con la vecchia concezione della crescita, la resilienza vuol dire che cerchi di fare tutte quelle modifiche che in qualche maniera ti permettono di risolvere i problemi, i danni che hai creato fino ad ora con una certa impostazione. E la sensazione è che questo piano metta molto più l'accento sul rilancio che non sulla resilienza. E appunto due grandi voci sono quella dell'innovazione e poi quella della transizione ecologica. E nell'innovazione ci sta appunto tutta questa innovazione del digitale, dove io non sono un esperto, però il problema per il digitale è intanto riuscire a fare in modo di avere delle autostrade comunicative che ti permettano di ampliare sempre di più così le rese
tecnologiche, per cui non soltanto avere la possibilità di internet che ti funziona in maniera molto più veloce, ma anche poter ampliare tutta una serie di servizi che sono i comandi a distanza, in fin dei conti, no? Quindi tutto quello che è la possibilità di poter regolare il frigorifero da casa, di poter regolare la caldaia da distanza. No? Quindi ecco, tutto questo è possibile col 5G, che è questa tecnica appunto di trasmissione dei dati, che è molto più veloce utilizzando delle bande particolari. Il problema, dal mio punto di vista, è da una parte il problema sanitario, perché si sa che tutto ciò che è poi emissioni di onde elettromagnetiche, col tempo si scopre che ci sono degli impatti sulla salute, e quindi ancora una volta, invece di adottare il criterio della precauzione, si usa il criterio del renderci tutti un pochino delle cavie umane. E poi dall'altra c'è di nuovo questa storia di dover ricambiare assolutamente tutto, per cui non si tratta di cambiare soltanto i piloni, ma si tratta di cambiare anche tutto il nostro parco, insomma. No, guardiamo cosa è successo nell'ambito dei telefonini. In pochi anni siamo passati da quei piccoli telefonini che ci permettevano soltanto di telefonare, per andare poi a fare anche le foto, ed avere poi dei mini computer che noi portiamo sempre in tasca e che ci permettono di fare delle funzioni sempre più numerose. Però ecco, bisogna cambiarli. Con la tecnologia il ricambio è estremamente veloce, e tutto questo poi ha un impatto di nuovo sulla quantità di risorse che dobbiamo consumare e sulla quantità di inquinanti che emettiamo. Per cui ecco, credo che le innovazioni tecnologiche vadano viste anche sotto questo profilo, quantunque riconosca che queste nuove tecnologie ci permettono sicuramente di avere anche un impatto positivo sulla emissione di CO2. Noi stasera stiamo facendo questa conversazione stando ognuno a casa propria, abbiamo evitato di prendere treni, di prendere mezzi di trasporto, e quindi credo che alla fine, anche se tutti dicono che anche gli strumenti informatici emettono CO2, credo che il bilancio sia sentito più positivo rispetto ai vecchi modi di vederci in presenza, anche se ci perdiamo sul piano umano, ovviamente, insomma. Quindi ecco, io credo che il problema anche rispetto alle nuove tecnologie, quantunque non vorrei avere un atteggiamento preconcetto, sia sempre quello di potersi chiedere se le possiamo estendere a tutti. E allora ecco, se le possiamo estendere a tutti, ok, ammesso che non ci siano poi altri tipi di controindicazione sul piano sanitario fisico e anche sul sanitario psichico, altrimenti dobbiamo metterci dei limiti, e noi oggi questi limiti non ce li poniamo. Noi abbiamo il grande problema che a dare il regista di tutta la situazione non è il pensare alle persone e a metterci in condizione di fargli fare una vita sempre migliore sotto tutti i profili, ma è quello di avere delle economie che siano sempre più competitive. Noi sentiamo il bisogno del G5 per avere delle reti che funzionano in maniera sempre più veloce, perché così le aziende possono usare i famosi cloud, e queste alla fine le rende più competitive. La questione è sempre la solita: come diventare delle economie competitive, e questo credo che sia un concetto che vada scardinato. Per cui credo che sia arrivato il tempo di cominciare a chiederci la modifica delle tecnologie per servire meglio le persone. Ciò che serve a rendere la vita delle persone di qualità migliore le adottiamo. Quello che invece serve ad altre logiche, che può avere alla fine come effetto indiretto il peggioramento dell'ambiente e il peggioramento poi anche della nostra vita, ci rifiutiamo. Io credo che c'è un grande deficit democratico rispetto alle tecnologie. Noi le subiamo, non le decidiamo. Così come abbiamo sempre denunciato che c'è un grande deficit democratico anche rispetto alle scelte che si fanno in campo economico. Noi la globalizzazione non l'abbiamo scelta, ce la siamo trovata di fronte con tutti i cambiamenti che questo ha provocato poi sul piano sociale, insomma. Per cui ecco, credo che questa sia la grande sfida che dobbiamo cominciare a porre, piuttosto che diventare semplicemente partigiani di pro o contro il G5 e la rivoluzione digitale. Bene. Giustamente, pensate che possa dire. Aspetti un attimo,
Abbia pazienza perché ci sono degli interventi in chat, un attimo, come le dicevo prima. Ho la parola, non ho capito. In questo momento no, cioè, un attimo di pazienza, faccio prima le domande che sono apparse in chat, grazie. Allora, la conversione ecologica richiede obbligatoriamente una conversione culturale. Di cultura dominante capitalistica siamo stati strutturalmente trasformati in cittadini consapevoli e dura. Gli strumenti non sono, però effettivamente un po' rimane l'incognita di che cosa effettivamente possiamo fare in maniera concreta. Io ho perso purtroppo qualche cosa della tua voce, puoi riassumere brevemente? Non... Federico diceva che la conversione ecologica richiede una conversione di carattere culturale e che siamo stati trasformati da cittadini pensanti a cittadini consumatori. E quindi che cosa è effettivamente nelle nostre mani? Che cosa possiamo effettivamente fare? Ho capito. Ma io penso che come singoli possiamo fare veramente tante cose, perché per fortuna per fare le nostre scelte non è che abbiamo bisogno che si emanino delle leggi, insomma, no? Dipende dalla nostra volontà, e ancora non siamo in un regime così poliziesco per cui se non ti adegui a certe scelte poi ti mettono in galera. Per cui credo che da questo punto di vista noi dobbiamo fare una riflessione profonda di cosa condividiamo e cosa non condividiamo, sapendo che certo a volte ci sono situazioni in cui sappiamo che la cosa più corretta da fare sarebbe di un certo tipo, ma non la possiamo mettere in pratica perché ci sono i condizionamenti, no? Questa è la situazione classica, ad esempio, di chi ha dei redditi bassi, per cui ci sono tante persone che hanno redditi bassi, sanno che l'automobile sarebbe da eliminare, sicuramente in maggior ragione quella a motore, però poi alla fine vivi talmente in periferia, non disponi dei servizi di base, per cui alla fine l'automobile ti è fondamentale, perché se no non campi, insomma. No, quindi ecco, questo per dire che secondo me bisogna avere una mente elastica, per cui chiedersi quali sono, in cosa crediamo, e cercare di capire in base a cosa crediamo quali sono gli spazi che possiamo avere per cercare di metterli in pratica, e quello fare tutti gli sforzi per metterli in pratica, sapendo che non sono sforzi buttati via, perché alla fine otterremo il cambiamento solo se molti che credono in certe prospettive le attuano, insomma, no? Sappiamo che la società è il risultato di regole e di comportamenti, per cui è fondamentale che chi crede in certi comportamenti cominci ad attuarli subito, ed ognuno poi in base alla propria condizione valuterà cosa può fare e cosa non può fare. Se si trova in campagna potrà fare anche la produzione, no, del proprio orto, e se si trova in città forse questo non lo potrà fare, potrà forse fare un tentativo per avere un orto condiviso, per cui bisogna anche mettere in atto l'immaginazione. Ecco, di sicuro io sono fra quelli che dicono che degli spazi per agire ce li abbiamo e che non dobbiamo gettare la spugna prima di averli esaminati tutti, e che a volte usiamo il fatto che ci sono i condizionamenti come alibi per non assumerci le nostre responsabilità. Per cui ecco, io dico, chiediamoci cosa pensiamo che sia il meglio per noi e per l'umanità, cerchiamo di metterlo subito in pratica senza con questo credere che abbiamo esaurito tutto quello che noi dobbiamo fare, perché c'è tutta la dimensione politica e collettiva che esige che facciamo dei cambiamenti insieme, senza i quali non si va da nessuna parte, insomma. Grazie Francuccio. Lascio la parola al signore che voleva intervenire, invitandolo a porre una domanda, e lascio giusto 2 minuti perché siamo ormai in chiusura. Grazie. C'era qualcuno che voleva ancora intervenire? Io volevo intervenire da un po', se posso farlo lo faccio adesso. Allora può intervenire facendo una domanda a 2 minuti. Non la faccio la domanda, faccio un intervento. Va bene. Faccio un intervento a 2 minuti, grazie. Allora, direi che
la prospettiva del nostro relatore è apprezzabile, chiaramente è una nuvola di riferimento con cui ci possiamo orientare. E un passaggio che ho sentito, che io ritengo fondamentale, perché bisogna dare degli agganci alla gente per intervenire, e non solo culturalmente, ma anche politicamente. Ed allora io dico che quella bellissima prospettiva che il pubblico è il datore di lavoro di ultima istanza, lo possiamo rintracciare, recuperare solo se vogliamo riprenderci la Costituzione, il titolo terzo, rapporti economici. Se noi non diciamo alla gente che ci sono degli obiettivi politici da raggiungere per fare le cose che dice Gesualdi, credo che si perderanno, diciamo, vagoleranno. Io sabato io sono a Fiuggi per il congresso di Europa Verde. Io prego a tutti gli ambientalisti, ecologisti, movimentisti di considerare che se non c'è in Italia un partito che possa rappresentare questa esigenza e arrivi a due cifre, almeno 10, noi, rimanendo all'1,5 come partito che si occupa di questa questione, adesso con uno in Parlamento, perché ci è arrivato così grazie ai passaggi vari che sapete si stanno, stiamo facendo le quadriglie, allora io dico che bisogna che pensiamo a una forza politica che possa rappresentare tutto il ben di Dio che ha espresso Gesualdi. Vi ringrazio e spero che continueremo su questo discorso. Grazie. C'è nel frattempo qualche altro intervento? Allora, intanto Marina ci dice che sabato 17 a partire dalle ore a Serre di San Nicola ci sarà un incontro con dimostrazione di autoproduzione. Ti ringrazio, Marina. Francuccio, un'ultima domanda, così riusciamo a chiudere, diciamo, nell'ora e mezza che ci eravamo dati, rispetto a come si innesta nel discorso che tu ci hai fatto oggi il consumo critico. Siamo partiti dal consumo critico, la guida uscita 25 anni fa, la te siglata, è passata molto acqua sotto i ponti. Come nella transizione ecologica e così si innesta il discorso del consumo critico? Ma il consumo critico, lo sapete tutti, è questo modo diverso di andare a fare la spesa, che non guarda soltanto al prezzo, ma tenta di capire qual è la storia ambientale, la storia sociale e il comportamento più generale delle imprese, per utilizzare il potere che abbiamo come consumatori per cercare di orientare il mercato e i comportamenti delle imprese stesse rispetto a tutta questa serie di punti. Io credo che rispetto così a tutte le novità che stanno emergendo, il consumo critico continua a mantenere tutta la propria validità, è uno strumento che abbiamo nella nostra cassetta degli arnesi per cercare di fare in modo che il cambiamento avvenga, insomma, no? Sapendo che forse ha capacità di condizionamento soprattutto nei confronti delle imprese, insomma, per cui forse dovremmo cominciare a chiederci se i criteri che noi avevamo utilizzato 15 anni fa quando abbiamo iniziato sono sufficienti, o se dobbiamo inserircene anche qualcuno di nuovo, insomma, no? Tipo la quantità di CO2 che viene emessa, tanto per dire. Però fondamentalmente credo che i criteri fossero abbastanza ampi e quindi non ci sia bisogno, ecco, di aggiungere molto di più, se non quello di aggiornarlo con alcuni aspetti di estrema attualità. Per cui, dal mio punto di vista, continua a mantenere tutta la sua validità, lo dobbiamo attuare, non lo possiamo vivere come strumento singolo, dobbiamo in tutti i modi cercare di interrogarci cos'altro possiamo fare come cittadini e come non soltanto in forma individuale, ma in forma associata.
e da questo punto di vista credo che tutto ciò che è la sperimentazione del nuovo vada attuato, perché anche questo secondo me serve per riuscire in qualche modo ad ottenere un cambiamento generalizzato, anche perché tutto ciò che noi facciamo ha un suo impatto educativo, la gente ci guarda il vicino di casa, ci guarda i gruppi di riferimento, per cui si interrogano, insomma, no? E quindi ecco, io dico che in un momento in cui dobbiamo essere capaci di indurre un cambiamento enorme, rivoluzionario, non sappiamo quale sarà la carta vincente, insomma, no? Per cui dobbiamo provare assolutamente tutte. E credo che la coerenza personale sia una delle carte da dover giocare, sapendo che non è assolutamente l'unica. Sicuramente il tema che toccava Luigi Fasce, del riuscire ad organizzarsi, a trovare così degli argomenti che in qualche maniera riescano a indurre un numero di persone quanto più ampio possibile ad unirsi a noi in questa lotta, credo che sia fondamentale. Io mi rendo perfettamente conto che la gente ragiona per lo più inseguendo quelli che sono i problemi quotidiani, per cui come riuscirò a fare la spesa oggi? E allora il tema del lavoro viene di nuovo fuori, insomma. No? Però qui abbiamo i partiti tradizionali che ti cercano le soluzioni soltanto all'interno di questo sistema, d'accordo? Per cui poi si va da un Movimento 5 Stelle, per parlare in maniera franca, che senza toccare niente di quella che è l'impostazione, si fa portavoce di quelle che sono le sensibilità degli strati più bassi, e senza toccare nulla dell'impostazione, neanche da un punto di vista della distribuzione della ricchezza, semplicemente si chiede allo Stato di riuscire ad assistere i suoi cittadini semplicemente facendo un nuovo debito, quindi non toccando minimamente il problema fiscale per cercare di avere una diversa distribuzione della ricchezza. Quindi si va da questo per poi andare a altri partiti che tradizionalmente dovevano difendere gli interessi popolari, che poi invece si sono fatti portavoce dell'impostazione e quindi sono diventati piuttosto amici del giaguaro e delle imprese piuttosto che della classe operaria, senza fare nomi, insomma. Allora ecco, Luigi diceva Europa verde, nuovo partito. Ecco, io ho la sensazione che non so se la soluzione stia nella creazione di un nuovo partito, quanto piuttosto tentare che dentro a tutte le forze popolari queste tematiche entrino con forza e si comincia a prendere consapevolezza che dobbiamo cambiare assolutamente registro. E allora, per tornare al problema di fondo, è quello di riuscire ad agganciare le persone, e le persone le agganciamo se riusciamo a fargli vedere che il vecchio sistema non soltanto ha creato un sacco di problemi, ma che non riesce più neanche a risolvere i nostri problemi. Il sistema, il problema occupazionale, non lo risolverà, non c'è niente da fare, perché questo è un sistema creato per creare disoccupazione, non posti di lavoro, perché la sua logica è un'altra, la competizione, il lavoro è un costo, va compresso, va ridotto. Ed allora le studia tutte per cercare di fare in modo che il lavoro venga estromesso, le macchine, tutto quello che vuoi. Allora ecco, dobbiamo fare vedere che la nostra visione, che non punta soltanto ad una visione ambientale, ma che mette l'ambiente insieme alla cura della persona, se entra in una nuova prospettiva può anche risolvere i problemi dell'oggi. I problemi dell'oggi sono come ti riesco a soddisfare i problemi immediati della salute, della scuola, ma anche di riuscire ad avere in tasca quelle centinaia di euro che ti possono permettere di poter far fronte ai bisogni individuali. Ecco, io credo che noi dobbiamo far vedere che se puntiamo di più sul pubblico, se puntiamo di più su una riduzione dell'orario di lavoro, e questo secondo me è un'altra grande battaglia, possiamo in qualche maniera garantirci un futuro migliore per tutti, quindi di qualità migliore, e nello stesso tempo cercare di invertire la tendenza da un punto di vista ambientale per garantire una vita dignitosa a tutti, non soltanto coloro che vivono oggi e che sono stati buttati fuori ai margini, ma anche coloro che verranno, insomma. La partita comunque è una grande sfida ed è tutta aperta, e quindi ecco, la stiamo costruendo il percorso. È importante, che secondo me, cominciare ad avere anche un pochino di orizzonti,
che dobbiamo perseguire. L'orizzonte è che l'ambientale e il sociale deve essere assolutamente unito. Per cui, attenzione, se rifacciamo un nuovo partito Europa Verde che si occupa solo di ambiente e si pone come obiettivo soltanto una maggiore efficienza, no, abbiamo fatto un buco nell'acqua. Qui abbiamo bisogno di un ambientalismo sociale che davvero sia capace di rivoluzionare tutto. Grazie mille, bene, Valentina. Per questa, diciamo, roadmap che sicuramente ci ha dato molte sollecitazioni, è un punto di vista e anche un punto di partenza teorico dal quale, insomma, sul quale poi ha senso ragionare in maniera forse più pratica. Però sì, le suggestioni che ci hai dato questa sera sono state davvero, davvero molte. Grazie mille. Lascio un attimo la parola a Maria Teresa dello Zenzero e ti ringrazio ancora, insomma, per la tua partecipazione e per averci dato tutte queste sollecitazioni. Prego, Maria Teresa. Grazie, okay. Valentina. Io ringrazio moltissimo Francuccio per appunto le sollecitazioni che ci ha dato e questo discorso di mettere insieme l'ambiente con la cura della persona, con le relazioni sociali, secondo me può essere la scommessa del momento, che è la novità. Io la vedo come la novità rispetto al Partito Verde, ai partiti verdi che abbiamo già avuto. E su questo discorso continueremo, posso condividere? Sì? Continueremo la prossima settimana. Intanto, scusatemi, vedete la condivisione? Maria Teresa, sì, la vediamo. Vedete la condivisione? Sì, la vediamo. Sì, sì, sì. Mi permetto di ricordarvi come sempre il 5 per 1000 allo Zenzero, dato che le dichiarazioni dei redditi sono ancora aperti. E dicevo, la prossima settimana continueremo questo discorso perché avremo come ospite Maurizio Pallante e prendendo spunto dal suo ultimo libro riparleremo di questi argomenti. Maurizio Pallante, uno dei fondatori, insomma, dei maggiori esponenti del movimento della decrescita felice, legando quello che ci ha insegnato la pandemia con quello che proprio è stata la conclusione di Francuccio, no? Cercare un nuovo modello di sviluppo con principi di sostenibilità, equità, salvaguardia dei beni comuni e io ho scritto anche valorizzazione delle relazioni, appunto, oltre alla limitazione del consumismo. Tutto il discorso di oggi continuerà martedì prossimo con Pallante, come sempre in parte in presenza allo Zenzero o per chi vuole connettendosi a questo evento. Non ho altro da aggiungere, posso chiudere la condivisione e ripassare la parola a Valentina per la chiusura della serata. Ok, grazie per questo remind delle nostre iniziative del 5 per 1000. Io ringrazio ancora Francuccio, tutti coloro che hanno voluto essere con noi questa sera. È ovviamente un arrivederci perché noi andremo avanti adesso con le iniziative legate alle celebrazioni del G8, ma in realtà con Francuccio il percorso è iniziato molti anni fa e quindi non si conclude di certo questa sera, quindi avremo modo di ritornare sulle suggestioni che lui ci ha dato, per cui davvero è un arrivederci, speriamo presto. E una buona serata quindi a tutti, continuate a seguirci sui nostri social e sul nostro sito internet. Grazie ancora e arrivederci. Arrivederci. Buona serata a tutti. Ciao Christopher. Grazie. Ciao. Grazie come sempre Christopher dell'assistenza.